Buongiorno da Giuseppe Varriale, nuovo appuntamento con l'informazione regionale di Radio Marte, nel quale ci occupiamo di quanto deve accadere ai campi Flegrei e parliamo delle trivellazioni per lo studio del sottosuolo. Ne parliamo con Angelo Forgione del Movimento Vanto. Angelo, buongiorno e benvenuto a Radio Marte. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora Angelo, ricordiamo velocemente ai nostri radioascoltatori che cosa dovrà accadere nella zona dei campi Flegrei. Beh, fondamentalmente c'è un progetto in atto, in essere, che vede i primi passi, anzi li ha visti nei giorni scorsi, per quanto riguarda le trivellazioni, quindi le perforazioni dei campi Flegrei, quello che è denominato il Deep Drilling Project, un progetto internazionale che ha degli scopi scientifici. Sono cominciati i primi carotaggi in una situazione comunque un po' critica dal punto di vista della sicurezza, perché manca un piano di emergenza nazionale e locale per quanto riguarda quell'area, che è un'area, lo ricordiamo, ad alto rischio sismico e vulcanico, in sostanza un super vulcano tra i più pericolosi e potenti al mondo, quindi le condizioni di sicurezza mancano. Di Napoli, e quali sono le ultime novità che vi riguardano, cioè che riguardano il movimento appunto Salviamo i Campi Flegrei? Voi avete chiesto un contatto, no, al sindaco, un colloquio con il primo cittadino partenopeo. Sono due settimane che siamo in contatto con le persone preposte che si interfacciano al sindaco. Ad oggi passano due settimane, non siamo stati ricevuti. C'è stato proposto di incontrarci con Sodano, a mia Forgione, Sodano che si occupa delle trivellazioni, ma noi insistiamo nell'incontrare il sindaco, perché lui, il responsabile come autorità di protezione civile, è il responsabile. Ci vuole un piano di emergenza, stiamo dicendo da tanto tempo. Le trivelle sono già posizionate, sono lì, le abbiamo anche fotografate. Il progetto Salviamo i Campi Flegrei, no alle trivellazioni, che è partito anche come gruppo su Facebook, che ad oggi ha 3.500 adesioni, si estende con gli organi costituenti, che formato dal Partito dei Verdi, Movimento Vanto, Insorgenza Civile, Comitati Due Sicilie, Movimento Neoborbonico, Comitato Civico Fuori Sostabilibile, Insieme per la Rinascita, L'Altro Parlante. Eddie, ci sono anche adesioni di moltissimi tuoi colleghi, no? Di gente del mondo dello spettacolo, cantautori, attori, eccetera. Ce ne sono tantissimi, ad oggi sono una quarantina, non li posso citare tutti per motivi di tempi. I fratelli Bennato, Biagio Izzo, Patrizio Liva, Patrizio Rispo, Salvo Da Vinci, Nando Paone, ecco. Insomma, sono davvero tanti che hanno a cuore questa situazione. Ecco Angelo, sarebbe importantissimo avere appunto le condizioni di sicurezza necessarie per effettuare questo tipo di lavoro, ma ci sono delle novità in proposito, perché voi avete sollecitato il sindaco di Napoli, De Magistris, e quindi ci sono state delle risposte. Come procede? Beh, il sindaco De Magistris la settimana scorsa ha presentato un piano generale di emergenza di protezione civile locale, in quanto autorità di protezione civile locale per legge, quindi ha provveduto a presentare questo piano di emergenza di protezione civile per la città di Napoli. Il problema è che non è sovrapponibile a quello dei campi Flegrei, perché chiaramente i campi Flegrei sono un'area vastissima che comprende i quartieri napoletani di Bagnoli, Soccavo, Fuorigrotto e Posillipo, ma anche comuni dell'area dell'Interland che sono Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, quindi il piano di emergenza per i campi Flegrei è una cosa un bel po' più complessa. Bene, allora speriamo che il sindaco accolga la vostra richiesta. Ringrazio Angelo Forgione. Angelo, intanto grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi. Di Napoli, speriamo che il sindaco accolga la vostra richiesta. Io intanto ti auguro buon lavoro, ti do un grande in bocca al lupo anche per questo, oltre che per la tua attività professionale, e ci risentiamo presto. Certo, che dire, che il sindaco davvero si muove e ci diceva, perché abbiamo bisogno di comunicare con lui direttamente.